marroncino. Cinecibo all'Atronico, da oggi e sino a domenica, settima edizione della Kermesse, super ospite l'attore e regista Carlo Verdone. Settima edizione di Cinecibo, la seconda in Basilicata, questa sera sul palco un super ospite, Carlo Verdone, in diretta per noi. Dall'Atronico c'è Luigi Di Lauro. Luigi, a te. Buonasera dall'Atronico, settima edizione di Cinecibo, il festival del cinema gastronomico. Accanto a me c'è Donato Ciociola, che è l'organizzatore di questo Cinecibo. Insomma, la Basilicata è diventata un appuntamento fisso ormai. Sì, è seconda volta in Basilicata, in settima edizione di Cinecibo. L'anno scorso San Severino Lucano, quest'anno lo splendido scenario di Terme Lucane qui all'Atronico. Abbiamo iniziato con una bellissima sfilata di moda a tema cinema e moda, e poi proseguiamo con show cooking, sempre quindi un evento all'insegna del cinema e del cibo, e attendiamo l'ospite d'onore di questa serata, che è Carlo Verdone. Poi ci saranno delle degustazioni di prodotti lucani e domani ci sono tanti altri ospiti: Ricky Memphis, Giuseppe Zeno, Andrea Roncato, Valeria Marini. Quindi due giorni all'insegna del cinema e del cibo di qualità. Cibo di qualità, a proposito di cibo di qualità, accanto a me c'è Pino Golia, uno degli chef più noti nella nostra regione. Accanto a lui vedo le nonne chef. Pino, per riportare la tradizione della gastronomia lucana anche nel cinema. Sì, anche perché il cinema ha ripreso fortunatamente la tradizione. Noi stasera stiamo cercando di riproporla con le nonne chef, perché sono delle perle di saggezza e ci stanno riproponendo i Frazzuli e Rascatielli e Cavatelli, che stasera provvederemo anche al cosiddetto riciclaggio tramite il pane raffermo, di fare la mollica e quindi condire la pasta con questi prodotti di lucani. Prodotti lucani a chilometro zero, ma lo dicevamo in apertura di trasmissione, l'ospite d'onore di questa serata è sicuramente lui, Carlo Verdone, che torna in Basilicata dopo una tappa a Maratea qualche anno fa, adesso le Terme Lucane, ma insomma dobbiamo aspettarci qualcosa in più da te, un film magari girato qui. Io me l'auguro, il territorio è talmente bella il paesaggio, è talmente spiritosa la popolazione che sicuramente potrebbe venire in mente qualcosa, dipende un po' dall'idea che uno ha, ma prima o poi mi piacerebbe molto venire a girare qua. Magari un'idea con queste nonne chef. Insomma, qua la Lucania dal punto di vista della cucina è ai primi posti della classifica, soprattutto una cucina poi genuina, vedi, fatta a mano. Il pane lucano è il più buono di tutta Italia, e poi gli insaccati, i formaggi, insomma. Qua stai una settimana, poi devi fare subito gli esami del colesterolo e dei trigliceridi. Magari c'è bisogno di tornare a Roma a piedi. Carlo Verdone sarà intervistato da Valentina Bisti, la collega del TG1. Sindaco, allora, un parco delle terme pieno di tanta gente, questo è un segno importante. Voi avete puntato proprio sul termalismo. Sì, una grande manifestazione che porta promozione all'Atronico, alle sue terme, al nostro progetto L'Atronico Città del Benessere. È veramente una cosa importante, perché noi proprio in quest'anno stiamo lanciando molte le terme che hanno avuto più presenze, e credo che l'anno prossimo finalmente ci saranno grossi investimenti. E allora a noi non resta che lasciare questo pubblico di L'Atronico a Carlo Verdone e al cooking show di Pino Golia. Per questa sera è tutto, ovviamente Cinecibo torna domani anche nel nostro telegiornale. A te la linea, Roberta. Grazie a Luigi Di Lauro e ai suoi ospiti.